Io dall'inizio, da quando ho accettato, grazie alla fiducia espressami prima dal Presidente Ronghi e poi dal Consiglio di Amministrazione, di occuparmi del mercato di Roma, ho immaginato dall'inizio che un mercato in quanto unità monolitica non ha più senso. Non ha senso perché oggi ci parliamo tutto l'anno attraverso internet, ci mandiamo anche le immagini in rete, quindi se uno vuole comprare o sapere di un film non ha bisogno di recarsi fisicamente in un posto. Ma è anche vero che se non si scambiano personalmente le idee, se non si fa il punto, se non ci si guarda in faccia, non si fanno passi avanti, si comprano solo degli oggetti. È per questo che ho sempre immaginato che il mercato e il festival dovessero essere molto legati e dovessero avere degli interscambi continui. Penso che una separazione fra chi si occupa di business e chi si occupa di arte non abbia senso nel nostro mestiere, forse in nessuno, ma nel nostro in particolare. Noi possiamo fare bene il nostro lavoro se capiamo le ragioni che fanno anticipare la visione del mondo da parte degli artisti. Sappiamo che possiamo fare bene il nostro lavoro se non ci facciamo spaventare dalla tecnologia che avanza, ma la sappiamo in qualche modo dominare attraverso la forza delle idee. E sappiamo soprattutto che il contatto umano è la ragione di forza di questo pensiero collettivo, altrimenti saremo uguali, senza per questo esprimere giudizi negativi, a tutti quegli altri che si scambiano appunto degli oggetti e non delle opere dell'ingegno, che sono anche però una parte fondamentale dell'industria. Il cinema in generale, e il cinema italiano in particolare, sta superando una crisi fortissima grazie proprio alla forza delle idee e alla capacità e alla creatività di nuovi produttori e artisti, non solo registi ma anche scrittori e attori. Io non guarderei bene dall'entrare nelle polemiche di questi giorni sul cinema assistito eccetera, perché penso che siano sterili, penso che debbano parlare i fatti sono che il cinema italiano negli ultimi anni ha avuto una fortissima espansione in termini di offerta. Si fanno film molto diversi e questi film molto diversi hanno conquistato anche dei mercati internazionali. Quindi Roma, che arriva alla fine della stagione e alla fine proprio dell'anno, dopo Berlino e Cannes, è un appuntamento essenziale, non perché si ponga in competizione con altri più forti e più antichi, diciamo, luoghi di mercato che stanno anche al di là dell'oceano, ma perché chiude un ciclo. Oggi si comincia a parlare di un film a Berlino e magari lo si vede a Roma. Si comincia a discutere di una coproduzione a Roma e magari lo si vede a Cannes. Quindi questi tre momenti, che non riguardano solo il cinema europeo, ma lo scambio delle idee e delle transazioni commerciali fra operatori, è diventato fondamentale. E inoltre io sono convinto che, avendo avuto un mercato storico, che era il mercato, il MIFED di Milano, che ci è stato portato via non perché ci sono dei cattivi, ma perché siamo stati incapaci di difenderlo, Roma può non mettersi lì a sostituirlo, ma usare tutte quelle cose in più che Milano non ha saputo offrire per incapacità degli operatori e anche della politica allora. Cioè Roma deve poter dare agli operatori non solo la piacevolezza della città, ma tutto quello che l'Italia riesce a dare in più: la bellezza, la possibilità di abbinare al nostro mestiere la cultura, il divertimento, lo shopping, il cibo, perché a Milano eravamo chiusi in una fiera che non aveva saputo in qualche modo rinnovarsi. Se li avessimo messi in centro probabilmente avessero potuto vedere i film in corso Vittorio Emanuele, entrare e uscire dai vari negozi e mangiare bene, non l'avremmo perso. Roma non deve fare questo errore, intendiamo aumentare anche questo aspetto. Le iniziative di mettere insieme poi gli operatori del settore con gli artisti per le quattro serate del mercato a Villa Medici mi sembra un'idea geniale, di cui non mi prendo il merito perché credo sia dell'architetto Via e di la nostra Gaia Morione che si occupa di curare il focus e le iniziative che ci sono. Ma questo è un altro segnale di come la famiglia è unita, di come bisogna veramente essere tutti insieme. Bisogna che chi viene da un paese qualsiasi possa anche incontrare, non guardare solo in televisione i giornali, i talents che partecipano al tappeto rosso di quella sera. Bisogna insomma sentirsi più uniti che in passato. Il mercato quest'anno, devo dire sorprendentemente, registra un aumento a oggi del 16% delle presenze, cioè degli iscritti e delle persone che ci sono registrate, in un momento in cui sappiamo non è facile. Mi auguro che questo 16% in più e tutti quelli che già c'erano continuino a ritenere questo appuntamento essenziale e lo trovino appunto anche migliorato nelle strutture, che sono secondo me un'altra grande trovata di questo festival, anche questo è un mio merito, di questo mercato assieme al festival, che sono delle strutture molto leggere, delle strutture che non obbligano i venditori ad acquistare degli spazi, a fare degli stand, quella diciamo struttura un po' pesante che gli altri mercati hanno.
spingere molto sulla possibilità dell'incontro più che sul chiudersi fra quattro pareti per parlare solo di business. Tutta la zona di Via Veneto, gli alberghi, il Bernini, il Majestic, tutta quella struttura così come è stata concepita è secondo me un altro plus, un'altra cosa che la gente ha molto gradito. Al di là poi delle proiezioni che vengono organizzate dai distributori internazionali, quest'anno, seguendo anche un input molto forte del Presidente, all'interno degli spazi del mercato ci saranno gli Italian Screenings. Tutti i venditori, non solo italiani, di cinema italiano hanno una sezione non separata, ma ben identificata, che significa anche che tutto il cinema è ospite di questa nostra cinematografia in questi giorni, per i film nuovi, della nuova produzione italiana, e questa è un'altra cosa importante. Il secondo aspetto che mi ha non solo convinto ma fatto capire quanto sbagliavo sulle mie prime impressioni è quello che chiamiamo fabbrica dei progetti. Grazie a Lucia Milazzotto, a tutti gli altri collaboratori, naturalmente nella parte più business tricking e questi collaboratori di Amara Parodi e Sebeno Zu vanno super ringraziati assieme a tutti gli altri. Questo aspetto della fabbrica dei progetti è un elemento essenziale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i produttori e i nuovi, sono quasi 100 i produttori presenti quest'anno nelle diverse sezioni a Roma, e giovani autori, anche autori consolidati, vengono a Roma per parlare di film che non sono ancora finanziati, per cercare di chiudere il finanziamento, e sono magari passati prima attraverso altre strutture analoghe in altri festival internazionali. Anche questo dimostra come il cerchio non si chiude se non si passa attraverso più punti, e continuo a pensare che i punti essenziali, senza per questo dire che si possono fare affari in qualsiasi altro momento in cui la gente si incontri, per quanto riguarda l'Europa sono Berlino, Cannes e Roma. Vorrei dire un'altra cosa, non voglio adesso ringraziare tutte le persone che hanno collaborato, soprattutto gli sponsor, ma che un altro miracolo è stato compiuto, cioè la festa e il mercato di Roma hanno creato sistema, ci sono istituzioni, operatori commerciali, associazioni, tutti contribuiscono. Mi auguro che questa formula si trasferisca a tutta l'industria culturale cinematografica italiana. Grazie. Adesso non posso sbagliarmi, tocca al nostro direttore Piera De Tassis. Buongiorno, io ringrazio tutti, mi aggiungo a tutti i ringraziamenti e in questo momento, poi ne farò di particolari, sostituisco il Presidente che ha dimenticato di parlare delle giurie. Voi sapete che da quest'anno abbiamo sulla selezione ufficiale il film in concorso per la prima volta una giuria internazionale, quindi una giuria che appunto raccoglie esponenti dell'arte, della cultura. Quest'anno è il presidente è il regista Miloš Forman, e con lui lavoreranno l'architetto Gaia Aulenti, lo sceneggiatore Jean-Luc Dabadi, francese, la scrittrice Asia Jebar, il regista russo Pavel Longhin e il regista italiano, forse ormai italo-americano, Gabriele Muccino. Questa è la giuria internazionale che giudicherà i film del concorso.